Avete visto il terzo episodio di The Amazing Digital Circus? A quanto pare ci sono delle teorie che dicono che dopo questo terzo capitolo, cioè nel quarto, Zubol, da essere così, diventerà come nella seconda immagine. Questo perché Zubol, a quanto pare, dopo aver fatto la terapia insieme a Kane, ha cambiato un po' di parti del suo corpo. Questa potrebbe essere la faccia nel nuovo episodio di Zubol. Sembra che abbia cambiato i colori, potrebbe aver cambiato delle braccia, delle corna, ma ovviamente e attualmente è tutto in forze. Secondo alcune teorie addirittura potrebbe essere diventata verde, ma in realtà non abbiamo nessuna certezza per ora. L'unica cosa che possiamo ipotizzare è che la sua nuova faccia sarà forse una stella, non si sa, già ha un nuovo corno diverso dal solito. Perché non so se lo avete notato, ma a un certo punto si vede chiaramente che in testa non ha più quella lineetta azzurra, ma ha qualcosa di ben diverso. Infatti, se qua notate, in testa ha proprio un corno fatto, sembra una caramella. A quanto pare Zubol si trova a disagio nel suo corpo, è quello che spiega Kane, che la sua gioia assolutamente dipende anche da quello. Questo potrebbe essere Zubol nella vita reale insieme agli altri personaggi, ma guardiamoli meglio. Si vede un personaggio che sembra Pomni, uno che sembra Ragata, uno che sembra Jax. Vediamo anche Zubol e sinceramente non credo che questi siano davvero loro nella vita reale, ma sono delle bozze che potrebbero essere state fatte da dei fan. Beh, voi ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo probabile, forse ipotetico cambiamento di Zubol e come vi piacerebbe vederla, soprattutto di che colore o che oggetti nuovi potrebbe indossare secondo voi. Alla fine quella di Zubol è una tematica importante perché fa capire quanto magari una persona il suo aspetto fisico può interessare, soprattutto a livello di vita del quotidiano. Se una persona non si rivede nel proprio corpo effettivamente potrebbe stare male, e questa è la scatola che Kane mostra a Zubol dicendole che lei può cambiare il suo corpo quando vuole. Comunque, solo che come ben sapete Zubol ha detto che non è felice del suo corpo. In queste immagini vediamo degli assemblamenti di Zubol un po' diversi da quelli che attualmente abbiamo visto. Non so se questi potrebbero essere forse dei vecchi corpi di Zubol. Infatti, se vedete, in testa qua, sia in questa immagine che nell'altra, ha ancora quella specie di zigzag azzurrino, che nell'episodio 3 invece si è tolta per andarsi a mettere il corno, quindi probabilmente queste qua sono delle Zubol vecchie. Questa forse è la Zubol iniziale, il corpo che aveva scelto all'inizio, e questo è il secondo corpo che ha scelto andando avanti. Tutto questo ci fa capire che effettivamente il corpo di Zubol cambierà piano piano nei vari episodi e che sta già iniziando a cambiare. Ma adesso andiamo ad approfondire alcune scene di The Amazing Digital Circus, perché ci sono dei retroscena che possiamo scoprire piano piano insieme. State pronti? Questi infatti sono appunto i retroscena di come sono state fatte in 3D tutte le scene del terzo episodio, e si potrebbe scoprire qualche segreto insieme. Guardate come erano tutte le animazioni prima che fossero effettivamente concluse, diciamo. Queste sono le bozze delle animazioni, e qua c'è anche la concept art. Possiamo notare insieme come il nostro angelo, mostro dell'aldilà, o come lo vogliamo chiamare, l'uomo testa, questo è stato il disegno iniziale per far capire come sarebbe dovuto essere. E qui abbiamo tutti i disegni delle varie espressioni, delle varie aperture della bocca di questo mostro, che è veramente spaventoso. Secondo me è riuscito benissimo come mostro horror in quella casa, che mi ha ricordato un pochino Dorz, non so se anche a voi. Ovviamente, se non avete ancora visto il terzo episodio di The Amazing Digital Circus, lo trovate sul mio canale con tutta la mia reaction. E guardate, qua ci sono i primi modelli in 3D, veramente stupendi secondo me. Questo è tutto il retroscena del terzo episodio, quindi possiamo andarci a vedere tutte delle chicche che prima magari non sapevamo, o cose che magari ci sono anche sfuggite, quindi è molto interessante secondo me. Qui abbiamo il fantasmino, la faccetta iniziale, la faccia che hanno messo ufficialmente all'interno dell'episodio, e quella è la sua versione spaventosa, quando spawna per spaventare i personaggi. E questo qua lo sapete chi è? Per chi non l'avesse capito,
è il figlio dei personaggi principali, quello che ci lascia le audiocassette, e la donna fantasma che parla con Ragata, Jax e con Gangle. Questo qua è il loro figlio. Ebbene sì, perché per chi non l'avesse capito, l'uomo nelle cassette, che poi è l'uomo scheletro col fucile in mano, racconta che sua moglie era incinta. E questa è la prima bozza che era stata realizzata per fare appunto la donna fantasma. L'uomo nelle cassette si è professato un cacciatore, collezionista di teste, proprio come le teste di zebre, leoni, rinoceronti. La sua casa, peccato però, era piena delle teste dei nostri personaggi preferiti di The Amazing Digital Circus. Non so se ci avete fatto caso nell'episodio. E questi sono i vari disegni delle varie teste. Tra l'altro, dalla testa di Zubol c'è un occhio che cade, le corna da cervo e c'è anche una mano. È abbastanza spaventoso. E abbiamo anche la prima concept art della versione super paurosa di Pomni. E anche di Jax quando viene legato per farlo stare zitto. Vi ricordate quando la porta diventa una gigantesca bocca e Kinger insieme a Pomni entrano? Ecco, questo è il primo disegno assoluto che è stato fatto di quella porta. Beh, devo dire che stiamo scoprendo veramente un sacco di cose ed eccole qua, le teste realizzate all'interno dell'episodio. Una più spaventosa dell'altra, ditemi quale fa più paura a voi. Ma ora che ci siamo scoperti qualche chicca nascosta, qualche piccolo segreto e qualche pre-spoiler, andiamoci a vedere le action figure dei nostri personaggi preferiti di The Amazing Digital Circus. Beh sì, perché come sempre il nostro creatore preferito ha realizzato i nuovi personaggi nella loro nuovissima e stupendissima versione. Prima in 3D al computer come sempre, poi è andato a stampare, colorare e realizzare le action figure. Guardate come modella in 3D parte per parte, tutto nei minimi dettagli, ma io non vedo l'ora di vedere come sono venute fuori alla fine. I personaggi sono Pomni e Jax nella loro versione super spaventosa, perché sì, alla fine questo era un episodio horror in tutto e per tutto, e tra l'altro l'hanno anche fatto uscire a ottobre, quindi è perfetto perché c'è Halloween. I nostri personaggini adesso devono essere tutti colorati e perfezionati, e siete pronti a vedere il risultato finale? Se vi sentite pronti, scrivete sì nei commenti, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale, perché guardate un po', questa è l'action figure di Pomni e questa è l'action figure di Jax. Sono veramente brutti e fanno assai paura. Ve li mettereste in casa o magari a vederli vi verrebbe un po' di inquietudine? Beh, fatemelo sapere nei commenti, perché io non so se avrei il coraggio. Questo è Pomni con la testa rigirata. Tremenda quella parte. Sono uno più bello dell'altro, ma scegliete voi qua sotto quello che vi piace di più. Ma le creazioni meravigliose ovviamente non sono finite, perché c'è anche la creazione fatta con i Lego e sono stati fatti tutti i nuovi personaggi. State pronti perché ce n'è da vedere un bel po'. Anche qui ovviamente è stato fatto prima tutto un progetto in 3D per i Lego e ovviamente poi sono stati realizzati anche nella vita reale. Non so se siete pronti a vedere questo capolavoro, ma preparatevi, perché secondo me sono venuti veramente strabene. C'è anche Kane che fa da psicologo a Zubol. Ragazzi, è il momento. È il momento, sono stati tutti finiti e realizzati e adesso ce li andiamo a vedere uno per uno. Dovete scegliere quale vi piace di più. E qui abbiamo Pomni con gli occhi che le escono dalle orbite e Pomni in versione mostro spaventoso. Beh, non so quale dei due è più bello, però Pomni con gli occhi di fuori era particolarmente wow. Qui abbiamo Pomni con Kinger super coraggioso che imbraccia il fucile. Ho letteralmente adorato le scene con Kinger che magicamente non era più fuori di testa. E qui abbiamo ovviamente Jax che assorbe il fantasmino stile Ghostbusters, cattivissimo tra l'altro perché quello era un povero neonato. E qui abbiamo la fantasma, la moglie, con Ragata e Gangle che si prendono un tè. Vi ricordate, avevano legato Jax perché lo odiavano. Odiavano gli uomini, a quanto pare non volevano neanche sentirli parlare. Beh, in effetti non avevano tutti i torti. Anche perché il tizio col fucile, il marito della fantasma, l'aveva ammazzata sparandole per sbaglio. Quindi aveva fatto fuori anche suo figlio, cioè una cosa tremenda. E Jax, lo sapete, non è particolarmente simpatico. Ma guardate la scena con Bubble, Kane e Zubol durante la seduta di psicologia. Psicoterapeuta si è improvvisato Kane, anche se non credo che sia molto in grado di farlo, perché alla fine si è fatto psicoanalizzare lui. Vabbè, non pensiamoci. Avevamo l'uomo morto col fucile e qua abbiamo Kinger che parla con la sua amata. Questa è stata una scena e un racconto che mi ha toccato l'anima. Sono stati veramente super cute. Beh, tutto questo conta e vale solo se avete visto l'episodio, perché se non l'avete ancora visto prima dovete guardarvelo, altrimenti mica capite nulla. E eccolo, la testa, il mostro, l'angelo dell'aldilà,
là, l'angelo dell'inferno, non l'abbiamo capito nemmeno noi alla fine che cos'era questo mostro. Guardate come è fatto bene. Devo dire che fa veramente paura, eh? Non so se vorrei incontrarlo nella vita reale, perché era veramente, veramente brutto. E qui abbiamo la versione gigantesca. Guardate, bella, con gli artigli di Pomni quando si è trasformata. Strabella, è venuta benissimo. E qui ci sono tutti i pezzi di Lego che ovviamente sono stati utilizzati per fare tutti questi capolavori. Fatemi sapere qual è stato il vostro preferito in assoluto. Ma le opere d'arte non finiscono qui, perché ho trovato anche delle creazioni con la carta che io so che voi le adorate, ma state a vedere, perché oggi ve ne farò vedere alcune che sono veramente super super carine, ovviamente sempre di The Amazing Digital Circus. Qui è tutto un piegare la carta in 570 modi diversi, è difficilissimo, però alla fine verrà fuori una cosa stupenda. Guardate che cosa fa, praticamente disegna Pomni con tutte le facce del mondo e poi piano piano li fa cambiare viso. Siete pronti? Pomni triste, oh poverina, guardate, la bocca va all'ingiù, la bocca va all'ingiù. E la prossima creazione è la Pomni ballerina, viene fatta sulla carta che poi si piega e Pomni sembrerà ballare. Siete pronti a vedere quest'opera d'arte incredibile? Guardate un po' che bella, no, l'adoro. Riprovate a farla anche voi a casa vostra e ovviamente qua sotto in descrizione c'è il link del mio Instagram se volete mandarmi tutte le vostre creazioni, tanto rispondo a tutti. Ed eccola qua, adesso sembrerà ballare. Pomni balla per noi, facci vedere come sei brava, stupenda, meravigliosa, bravissima. Ma un'altra creazione che adoro è questa, con la bocca che si apre. Vabbè ragazzi, fatemi sapere quella che vi è piaciuta di più, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ciao!